Ed eccoci tornati in diretta, un blocco questo live che sarà molto ricco perché dobbiamo parlare di diverse questioni, naturalmente sempre l'analisi dei mercati e lo faremo con Michelangelo Massara che è già collegato con me, ma c'è già collegata anche Valeria Ghezzi, presidente ANEF, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, alla quale do il benvenuto naturalmente da noi sulle fonti TV, con la quale affronteremo un altro tipo di ragionamento. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, grazie per essere qui. Parleremo, anzi, partiremo proprio da qui per poi andare a vedere cosa sta accadendo sui mercati. Sempre a partire dal Covid, dal coronavirus, quali incognite oggi rimangono su un settore che è quello dello sci, quindi di tutto il comparto, di tutto il settore che ancora non ha ricevuto delle risposte, come è accaduto per altri settori strategici per l'economia del nostro paese. Come sapete, sulle fonti TV è da tempo che ci occupiamo anche di questo, cerchiamo di dare voce ai protagonisti dei diversi settori. Perché spesso, lo diciamo con rammarico, si sottovalutano alcuni aspetti che non sono legati allo svago, al divertimento, ma all'indotto che determinati comparti portano al nostro paese. Michelangelo, do la parola a te perché so che hai portato anche dei numeri prima di parlare con Valeria Ghezzi. Insomma, questo comparto fattura oltre 11 miliardi di euro, Michelangelo. Sì, parliamo di un comparto veramente importante perché fa parte del turismo, diciamo una delle tre fasce del turismo che abbiamo in Italia, quello dell'arte, quello sicuramente della montagna e quello del mare. Quindi sappiamo che questo cuba nella fattispecie circa 11,5 miliardi fra indotto diretto e indiretto e a oggi gli unici dati che abbiamo a livello macroeconomico di informazioni sono quelle pochissime informazioni che arrivano naturalmente dai telegiornali dove non si è ancora ben capito il perché il comparto sciistico in questa maniera viene così eccessivamente tartassato, cioè si fa riferimento alle informazioni che arrivano dal comparto medico, dove potenzialmente si dice che con un discorso riferito alla temperatura molto bassa ci può essere una maggiore probabilità di contagio, ma vorremmo capire, ed è questa diciamo, l'importanza del collegamento con Valeria Ghezzi. Qual è lo stato di fatto? E qui proporrei immediatamente due domande proprio per aprire e passargli la parola. Cioè, i ristori, abbiamo sentito parlare tanto di ristori per quanto riguarda tutti i comparti, ma sul comparto sciistico ci sono stati e o sono in prossimità di arrivo? Perché di questo non si è mai sentito parlare. E la cosa ancora più importante è, ma per quanto riguarda il protocollo, questo protocollo esattamente che cosa prevede? Perché in maniera intelligente noi diciamo, ok, ma se io limito il numero di sciatori, se limito naturalmente l'accesso alle grosse costruzioni, quindi i famosi punti di ritrovo delle persone, a questo punto potrei riaprire un comparto che diventa così fondamentale? Ecco, Sì, sono io. d'accordo. Mi inserisco solo per una cosa, poi do subito la parola a Valeria Ghezzi. Gli step credo che siano questi. Noi leggiamo in sovrimpressione, è impossibile aprire gli impianti il 7 gennaio perché si era parlato dell'apertura del 7 gennaio, ma credo che sia improbabile. Quindi domanda incognita, quando potranno riaprire gli impianti? Questo cosa comporta? Cioè il fatto che non si sappia ancora, Valeria Ghezzi. E poi, come giustamente diceva Michelangelo Massara, i ristori per le perdite che sono già state, che ci sono già state, sono avvenuti e quindi come guardare al futuro. A lei, Valeria. Allora, intanto buongiorno a tutti. L'apertura del 7 gennaio credo che oggi ormai possiamo dimenticarcela. Il protocollo non è ancora definitivamente approvato, anche se lo abbiamo visto e abbiamo più o meno torto collo, ma accettato tutti i contenuti che sono stati fatti su una linea data da noi, ma inaspriti dalle regioni e ulteriormente inaspriti, ma in modo direi non sostanziale, poi dalle osservazioni del CTS. Detto questo, in questo momento è importante arrivare ad aprire, non sarà per il 7, il 7 abbiamo letto stamattina che aprono solo le scuole, quindi figuriamoci se facciamo aprire lo sci, abbiamo bisogno per aprire gli impianti anche di ospedali relativamente scarichi, perché oggi tanti reparti di traumatologia sono convertiti in reparti Covid e siccome purtroppo sciando capita anche
di farsi male, di rompersi un legamento, i reparti di ortopedia o di traumatologia di montagna devono funzionare. Quindi abbiamo tante, tantissime incognite. Detto questo, noi stiamo puntando a un'apertura che stia tra il 20 e il 30 gennaio, le regioni con noi, ma regna la più grande incertezza. Nessuno vuole esprimersi, nessuno dice che cosa realmente si potrà fare. Pensiamo che Certo. comunque gli impianti sciistici non si aprono schiacciando un bottone. Ecco, No, c'è un esatto, lei ha detto una discorso di cosa, preparazione. assolutamente, lei ha detto una cosa importantissima a proposito di preparazione, cioè che si aspetta tutto un protocollo di sicurezza legato all'attività, perché chiaramente si deve mettere in conto che ci si può far male, ma se poi non c'è la possibilità di essere soccorsi è un grosso problema. Quindi siamo in ritardo anche su questo, cioè il Comitato Tecnico Scientifico non vi ha ancora dato delle approvazioni, cioè delle garanzie di questo protocollo. No, no, no. Allora, il protocollo non ha ancora avuto il sigillo finale, ma insomma io credo che ormai le osservazioni le hanno fatte nel momento in cui vengono recepite, quelle sì e no, non andranno a cambiarle ulteriormente, ma a prescindere dal Covid, aprire un'area sciabile che è un'area a infrastrutturazione molto pesante e a gestione molto complessa, non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, ecco. Ci sono una serie di allestimenti dovuti alla sicurezza che ci chiedono una decina di giorni, ma non sono allestimenti sicurezza Covid, quelli sono in più, sono allestimenti sicurezza sia per la gestione delle piste che per il trasporto pubblico di persone, perché andare sugli impianti vuol dire trasportare persone appese a un filo, quindi Sì, sì, le questioni di sì, sì. sicurezza sono importanti. Assolutamente. Valeria, insomma, domanda tranchant, quando pensa che si potrà riaprire a questo punto? Quindi 7 gennaio è impossibile, dai, domani 7 gennaio praticamente. Quando, secondo Esatto. lei? Ecco. Io spero entro fine gennaio. A questo punto è chiaro che nel momento in cui riaprono le altre attività che vanno dalle palestre alle piscine, che per di più sono attività al chiuso, al teatro, al cinema o al centro commerciale, a questo punto debba poter riaprire anche lo sci, perché avendo le regole, avendo il protocollo, avendo le sicurezze, non ci sono ragioni valide per tenerlo chiuso. E ancora un po' che stiamo chiusi, io francamente economicamente non so dove andiamo a finire, ma il problema dell'occupazione è drammatico nel nostro settore, come temo in tanti altri settori che sono rimasti chiusi così tanto tempo, quindi non vorrei che per non morire di Covid morissimo di fame, a questo credo che il governo debba pensare. L'originario problema, insomma, che ci si è presentato fin dall'origine della crisi sanitaria. Valeria, appunto, ma anche perché se non dovessero riaprire a fine gennaio, co come si fa a pensare a una riapertura a febbraio? Cioè, insomma, la stagione poi andrebbe a terminare, a meno che quest'anno l'inverno non duri, anzi, l'anno prossimo l'inverno non duri fino alla primavera. Primo spunto. Se si riaprisse a gennaio, quantomeno si potrebbero andare a tappare dei buchi che si sono venuti a livello economico, intendo dire, che si sono venuti a formare in questi mesi. Quanto? Allora, se si riaprisse, io arrivo a dire fine gennaio, anche i primissimi giorni di febbraio, sicuramente questo ci servirebbe a, tra virgolette, pagare un po' di debiti. La nostra è un'attività che da maggio a dicembre lavora per preparare l'inverno. Per preparare l'inverno vuol dire spendere soldi in manutenzione, in sicurezza, in revisioni. Sono debiti che noi abbiamo fatto senza neanche immaginare che non avremmo potuto aprire. Non parliamo poi degli investimenti, perché comunque gli investimenti sono costruire un impianto a fune, sono investimenti infrastrutturali molto importanti che richiedono poi anche rate di mutuo altrettanto importanti. Gli innevamenti.
Abbiamo perduto forse Valeria Ghezzi, ecco, la montagna spesso ha del... lo so Michelangelo, no? Quando si è in No, no. montagna si è un po' più isolati. Adesso vediamo di ripristinare, se no la chiamiamo anche al telefono giusto per chiudere e arrivare a conclusione. Insomma, Michelangelo, chiaramente... ecco, adesso poi volevo sapere, perché gliel'hai chiesto anche tu, il tema dei ristori, no? Sì, Perché, ristori. ecco, Se ci, esatto. giustamente, Manuela, se ci sono stati, se c'è una previsione e soprattutto, proprio velocemente, che cosa prevede questo protocollo? Cioè, che cosa sta chiedendo il governo per poter aprire in maniera, non dico definitiva, limitata ovviamente, ma aprire. Quindi ci saranno delle regole tale per cui può essere equiparato direttamente allo shopping fatto negli ultimi giorni prima di Natale senza creare una successiva problematica. Esempio, una limitazione costante giornaliera del numero di persone che possono naturalmente accedere all'impianto da sci. Ecco, questo sicuramente penso che rientrerà nella casistica, nella normalità. La seconda cosa, la possibilità di non utilizzare le baite, oppure utilizzarle solo nella parte all'aperto. Diciamo che si potrebbe ricondurre quel settore a un settore similare a quello che si può trovare nelle grosse città italiane e che però permetterebbe naturalmente la ripresa di un comparto molto importante, quindi non mettendo a rischio la salute delle persone, ma sicuramente trovando una via di mezzo. Ecco. Ok, è tornata Valeria, eccola qui. Valeria, ecco, Dove mi io avete perso? esattamente non ricordo, però in realtà stavamo arrivando al discorso della stagione. Insomma, peraltro volevo leggere anche un messaggio che manda Cristina, che saluto, dice: se il meteo non è favorevole, la stagione sciistica sarà brevissima, quello che dicevamo, quindi anche della difficoltà di far Ma quadrare. questo Sì. no, non credo. Se riuscissimo a aprire inizio febbraio, quest'anno Pasqua è bassa, quindi sicuramente noi contiamo di arrivare a Pasqua Ok, Valeria, e attivi speriamo la webcam così la vediamo. Ecco, quindi si potrebbe di recuperare fino a recuperare la Pasqua. primavera. Eccoci Ok. qua. E poi Scusate. giustamente, niente, ci mancherebbe, giustamente Cristina dice: se sono messi tutti come me con l'incertezza del posto di lavoro, la gente non avrà neanche più i soldi per andare a sciare. E questo è un altro punto cruciale, l'intervento del paese, insomma, inteso come istituzione. Ristori, come siamo messi per quanto riguarda il vostro A comparto? zero assoluto. Ah, Allora, il ok. nostro comparto non ha avuto niente a marzo-aprile, nonostante abbia perso circa 5 settimane, 6 settimane di stagione e non ha avuto alcun tipo di ristoro specifico. Gli impianti sono stati chiusi il 9 di marzo e arrivederci, grazie. E oggi ancora non abbiamo avuto non siamo entrati in nessun decreto ristori. Speriamo nel prossimo, ecco. Certo che se il riferimento sarà aprile dell'anno scorso, per un'attività che lavora 4 mesi all'anno e in quei 4 mesi fa il fatturato praticamente di 12, perché noi facciamo il 90% del fatturato nei 4 mesi d'inverno, diventa molto molto significativo il tema ristori per noi. Bisogna vedere i parametri che utilizzeranno. Devo dire che noi abbiamo chiesto a più riprese e spesso un confronto con il governo, sia sotto profilo sanitario del CTS che per parlare di ristori, in questo momento non abbiamo ancora sentito nessuno e non abbiamo mai avuto il piacere di avere un incontro. Quindi il tema ristori è veramente un tema molto molto delicato per noi, anche perché appunto se ci dicessero che possiamo ad aprire ad aprile, cosa ce ne facciamo? Abbiamo Certo, 8 mesi da guardare avanti fino a dicembre, è un insomma. po' come dire a chi ha uno stabilimento balneare al mare di aprire a novembre, insomma, mi sembra abbastanza, a meno che Fatto. questo è abbastanza. Ecco, mentre la salute, ricordiamo, comparto che fattura oltre 11 miliardi di euro, dà impiego, compreso l'indotto, a quasi 400 mila persone, un'industria che rappresenta il 12-13% del PIL, quindi parliamo del turismo naturalmente, che spesso però, questa è la nota amara, viene considerata solo come un'industria di svago e divertimento. È vero che è uno svago, un divertimento, però chiaramente è un comparto che dà, voglio dire, che porta indotto totale al nostro paese, quindi, e che dà lavoro alle persone, chiaramente. Quindi poco cambia che poi le persone che vanno a sciare si divertono, no? Noi non stiamo parlando di quello. No, 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 parliamo di appunto. occupazione, parliamo anche, pensate solo all'Horeca, i ristoranti, tutta la montagna chiusa,
fa sì che tutto il settore dell'Horeca sia fermo, poi è fermo anche per le città, per carità, è fermo in linea generale, però pensate a tutta la parte di edilizia di Movimento Terra, che in montagna è importantissima, ferma anche quella. L'industria pesante sulla costruzione degli impianti di risalita, su tutta la parte degli innevamenti. L'anno prossimo le conseguenze le vedremo a distanza, perché chi investirà, chi avrà la forza di investire Certo, lo farà. certo. Insomma, io adesso la saluto delle due l'una. Lei per esempio ha detto in Francia non è stata, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma non è che la situazione è critica solo da noi, però lei per esempio, Valeria, in altre interviste ha portato l'esempio della Francia che non ha ancora dato il via libera alla stagione, ma è andata avanti con i ristori, no? Dicevo delle due l'una, bisogna insomma andare a risolvere uno dei due gap. Ma direi che la Francia li ha affrontati tutti e due, perché comunque la Francia ha come obiettivo, e l'ha detto chiaro, l'apertura il 20 gennaio, se non altro lo ha detto Sì, chiaro, almeno e c'è una in più ha data, definito i ristori. certo, almeno Da c'è una noi, né data. l'uno né l'altro in questo momento. D'accordo, Valeria Ghezzi, è stato un piacere. Michelangelo, non credo che tu abbia altre domande, anche perché così ci dedichiamo ai mercati con te, però dimmi se vuoi. Certo, Ok, perfetto, quindi saluto e ringrazio Valeria. va bene. Allora, Valeria Grazie a Ghezzi, voi, presidente grazie mille. ANEF, la richiameremo presto, Valeria, se lei ha piacere, così ci racconterà un po' come procede la situazione. E, buon Spero di avere anno. novità più positive. Speriamo, Grazie mille speriamo, altrettanto a assolutamente. voi. Magari con l'anno nuovo si sa mai. Allora, Michelangelo, i mercati invece che stanno dicendo? Lascio a te questi ultimi minuti finali. Sì, allora io cerco di andare velocissimo, stoppami quando Sì, naturalmente vai, vai. non avremo più tempo. Allora, dicevamo, siamo partiti con il discorso, diciamo, mercati in generale, come si stanno muovendo? Stanno toccando tutti dei nuovi massimi, tranne ovviamente l'Italia. Questo come si ripercuote sul mercato obbligazionario? Abbiamo la parte naturalmente riferita al spread BTP Bund, 108,4, arrivavamo da un 109 e quindi abbiamo avuto un ulteriore micro miglioramento. Rendimento BTP 0,544, arrivavamo da un 0,579, sempre riferito a martedì scorso, quindi anche qua nuovi minimi relativi ed assoluti, molto ma molto interessante. Si spera naturalmente di poter scendere ulteriormente, ma a livello macroeconomico purtroppo a livello italiano non siamo messi così bene come gli altri mercati. E andiamo a vederli subito, perché lo Standard & Poor's 500 sul mensile ha toccato dei nuovi massimi, 3.736 ieri, questo a livello grafico mensile. A livello grafico settimanale, guardate qui, lo storno della settimana scorsa, guardate l'ulteriore forza di recupero totale e appunto segnando il nuovo massimo di 3.736. Stesso discorso per il Nasdaq, ha rotto il 12.433, che era l'ultimo riferimento del mese scorso, 12.400, ovviamente questo a livello mensile, 12.840, si appresta a chiudere questo mese sui massimi assoluti e essendo riuscito a superare anche il massimo settimanale di chiusura della settimana scorsa. Quindi vedremo quale sarà il movimento. Come dicevamo nelle scorse settimane, ancora non abbiamo un segnale sicuro e certo di inversione di trend. Ci potrà essere un eventuale appoggio, uno storno, un movimento laterale la continuità del rialzo, ma al momento ancora non abbiamo un segnale di inverter. Ecco, per quanto riguarda il discorso Germania, anche la Germania, come dicevate stamattina, ha superato i suoi massimi relativi ed assoluti, toccando i 13.772, questo lo possiamo vedere sia a livello mensile che a livello settimanale. Ecco, sarà molto importante vedere quale sarà il movimento che avrà l'indice adesso, una volta eventualmente superato con conferma, con chiusura settimanale, perché no, mensile di questo massimo precedente. Quindi molta attenzione. Ecco, l'Italia purtroppo è l'unica che ancora rimane veramente il fanalino di coda, perché ha recuperato sì il movimento, diciamo, di ritracciamento effettuato qua, diciamo, durante tutto questo mese avevamo posto come limite minimo obiettivo questo livello qua, Sì. diciamo, è arrivato in quest'area, adesso sta recuperando, ma è ben lontano, siamo in area 22.200 rotti, 22.288 ieri la chiusura.
ma siamo almeno di un 10% distante dai massimi relativi che invece gli altri indici hanno già toccato, e lo vediamo ancora meglio qua a livello settimanale. Quindi vediamo qua dove era arrivato, addirittura fino intraday e intrasettimanale, quindi intra weekly a 25.565. La vedo, ahimè, molto dura. Questo fa parte naturalmente della situazione macroeconomica complessiva. Brent che è ancora in area 50.7, l'area 50.7 è un'area molto importante, oltretutto poi da 50.7 a 58 è comunque un'area che va a, diciamo, a delineare una congiuntura del trend line negativa partita addirittura del 2018 e comunque della resistenza che poi abbiamo in area 57.45. E allora vediamo quindi l'oro che comunque in un momento ancora di incertezza è ancora comunque in questo leggero canale di ritracciamento rispetto al fortissimo rialzo avuto e che anch'esso è partito in maniera completa dal 2018, come si può vedere dal grafico. Chiudiamo infine con il Bitcoin, che continua a fare sempre dei nuovi massimi, addirittura questa settimana ha aperto con un gap up veramente molto importante, molto pronunciato. In settimana ha toccato un massimo di 27.472. Ecco, in questo caso, diciamo, io mi limito a osservare il movimento grafico che ha fatto e mi limito a osservare il segnale long che avevamo dato e visto praticamente addirittura fra aprile e maggio del 2020. D'accordo, beh, diciamo che sei Sono stato riuscito, abbastanza veloce? direi proprio di sì. Guarda, sono le 11 spaccate, ma in realtà io te lo posso dire adesso, volevo regalarti qualche minuto, ma insomma te lo regalo lo stesso, Michelangelo, a parte gli scherzi. Come affrontare, questa è l'analisi più operativa, ma un consiglio su tutti per affrontare questa parte finale di anno. E poi ti saluto. Allora, chi con i portafogli ha già raggiunto un interessante guadagno quest'anno, perché ricordiamo che i mercati azionari mediamente dai loro minimi, soprattutto quello americano, ma anche quello tedesco, hanno ormai ampiamente superato il 70-80% di guadagno. Certo, bisogna vedere chi fosse riuscito a entrare sui minimi quando tutti dicevano che in quel momento eravamo nel pieno di uno storno che avrebbe potuto portare gli indici a un livello molto, ma molto più basso. Ecco, però sicuramente siamo tornati sui valori di gennaio-febbraio. Chi ritiene che in questo momento siamo, diciamo, arrivati a un valore un pochettino tirato, anche considerando il discorso di avere dei tassi di interesse a livello obbligazionario molto ma molto bassi, che sicuramente incentivano l'investimento azionario, ma di contro ritiene che alcune valutazioni di alcuni singoli titoli siano tirati. Il mio consiglio è comunque, per chi ha realizzato un guadagno, di portare a casa parte del guadagno e comunque continuare a seguire il trend fino a quando non ci siano dei segnali di estrema inversione. Contemporaneamente andare a cercare con una pratica di stock picking molto ma molto efficace quei titoli che, pur essendo importanti, pur avendo avuto dei numeri importanti, si trovano con un prezzo inferiore del 10, 20 o 30%, e ci sono molti casi, soprattutto in Italia, rispetto ai valori che avevano l'anno scorso, pur riscontrando un bilancio similare a quello dell'anno scorso e con prospettive magari già annunciate sicuramente migliorative, soprattutto nei comparti quelli considerati, chiamiamoli così, old economy, comunque quei comparti tradizionali che però sicuramente sono stati sottopesati in questo trend per andare a sovrappesare quello del comparto tecnologico, comunicazione, web, che ovviamente erano i comparti che in quest'ultima parte dell'anno, negli ultimi 6 mesi, hanno sicuramente tirato di più e potuto ottenere addirittura degli incrementi. Però anche su quello molta attenzione, perché ci potrebbero essere, iniziano a esserci delle sopravvalutazioni. Certo, Michelangelo, Alessandro chiede cosa ne pensi dell'obbligazionario italiano. Allora, l'obbligazionario italiano, ecco, sull'obbligazionario italiano, soprattutto, allora, ci sono alcune società corporate che hanno ancora dei valori molto, ma molto, ma molto interessanti. Naturalmente bisogna scegliere bene il comparto. Quello energy di cui si parlava prima è sicuramente un comparto molto importante, ma anche lì bisogna andare a fare un'accurata selezione. Ci sono alcune obbligazioni che hanno dei prezzi
veramente molto bassi rispetto al rendimento medio dato dal comparto, ma naturalmente bisogna valutare, quando si parla di corporate, anche dei dati societari e quindi della capacità da parte dell'azienda che ha emesso l'obbligazione di ripagare non solo le cedole ma il capitale finale. Però anche in quel comparto secondo me ci sono delle possibilità di investimento molto interessanti. Per quanto riguarda il BTP, io spero che possa andare il nostro decennale a livello negativo, ma questo dipenderà molto dalle scaramucce che si potrebbero andare a creare appena dopo la chiusura d'anno a livello di politica italiana, perché sicuramente un reshuffle, quindi una rivisitazione dell'attuale maggioranza, ahimè, penso che non potrebbe portare tanto beneficio, anzi, in linea teorica porterebbe tanta problematica soprattutto sulle scelte viste di lungo periodo. E questo potrebbe avere un effetto negativo poi sul rendimento dei titoli di Stato, con un riapprezzamento del prezzo e quindi automaticamente andando a vendere, scusate, con una diminuzione del prezzo e quindi un riapprezzamento del rendimento. Certo, ritengo certo. Quindi che i rendimenti italiani siano comunque a un valore interessante, sicuramente sottovalutati rispetto al comparto europeo, ma che viene fortemente influenzato dall'eccesso di liquidità. In una situazione normale, se mai dovessimo arrivare nel 2023 o 22 inoltrato, ma anche 21, diciamo nella parte finale 2021, quando ormai più della metà delle persone saranno vaccinate, quindi parliamo almeno di giugno-luglio, potremmo ritornare a una situazione normale. Attenzione, perché poi la ripresa dell'inflazione potrebbe avere degli effetti negativi proprio sui prezzi dei BTP e quindi un innalzamento del rendimento. Certamente. Grazie Michelangelo Massara per questi consigli, per questa puntata, naturalmente per la collaborazione. Buon anno e ci sentiamo la settimana prossima, ormai nel 2021, con te e sulle fonti TV. Buon anno a te e buon anno a tutti. Grazie a Michelangelo Massara. Tra poco torniamo, giusto un paio di minuti di pubblicità.